Ciao ragazzi e bentornati, altro video rapidissimo perché oggi vi voglio parlare di due prodotti, anzi in realtà avevo preannunciato che dovevano essere due, invece sono tre, ma perché due appartengono alla stessa linea. Sapete che non parlo spesso di liquidi perché li reputo molto molto soggettivi, quindi quando porto un video sui liquidi è perché veramente mi hanno stupito, mi hanno conquistato. Voi non sapete che io sto svolgendo delle attività particolari e sto girando tutti i negozi di svapo del Lazio. Quindi se c'è qualche negoziante tra voi in ascolto, sappiate che prima o poi vi entro nel negozio e poi vi spiegherò perché. Naturalmente girando nei negozi, oltre a parlare di quella che è la mia attività principale, sono anche cliente, perché comunque si tratta della mia passione, quindi dei liquidi, delle sigarette elettroniche eccetera, e conoscendo molti di voi accetto sempre buoni consigli. Bene ragazzi, sono stato in due negozi, uno è Eden Vape di Mentana e l'altro è la fabbrica dello svapo qui a Roma in Viale Alessandrino, e devo dire che veramente mi hanno aperto un mondo, perché nonostante ci fosse un liquido in commercio da tantissimi anni, sto parlando del 2B Hermès Riserva, io non lo avevo mai provato. Bene, chiacchieravo con i titolari di Eden Vape, mi hanno consigliato di provare questo liquido affiancandolo alla Vaporesso Pro. Per quelli che amano essere un pochino più precisi, questo liquido, il 2B Hermès Riserva, si compone di latakia siriano microfiltrato, di crema di nocciola e di panna cotta. È consigliato per uno svapo di guancia, ma vi posso garantire che usato in flavor nella mia Lu 6 Pro è fantastico. Quindi se vi piace questa tipologia di gusti, e vi ho già detto che a me latakia non piace, ma qui è spettacolare, allora ragazzi vi consiglio di provarlo. Lo trovate tranquillamente online, lo trovate in tutti i negozi, perché è un prodotto che esiste da molti anni e che io, colpa mia, avevo sempre sottovalutato, o meglio non mi ero mai interessato a questo prodotto. Se invece non amate il latakia, o non come me, oppure non amate i gusti troppo tendenti al dolce, perché comunque sì, l'Hermès è abbastanza dolce, allora ho trovato due prodotti, in realtà una linea, ma due prodotti in questo caso, che mi ha consigliato appunto la fabbrica dello svapo. Questo qui, questo è un barley microfiltrato che loro hanno fatto preparare da un'azienda che si chiama Chemical Lab Company, ma distribuito appunto dalla fabbrica dello svapo. Per chi ama il tabaccoso un pochino più strong rispetto al barley, di provare questo Kentucky, sempre della stessa linea. La cosa bella che mi ha stupito quando sono stato da loro, che mi hanno consigliato questi due liquidi, è stato proprio il fatto che mi abbiano fatto annusare prima le foglie di tabacco dei relativi prodotti e poi mi hanno fatto provare il liquido. E devo dire che la fedeltà che c'è tra l'annusare il tabacco nella boccettina di vetro e poi andare a svapare questi due liquidi qui è veramente impressionante. Mi sento di dirvi che se avete bisogno di prodotti microfiltrati che non siano stucchevoli, pesanti, che non siano, cioè per intenderci, ci sono marche molto più blasonate che fanno dei prodotti che sono buonissimi, però io reputo eccessivi ormai per il mio stato di utilizzo della sigaretta elettronica, perché li sento troppo pesanti, troppo pastosi. Beh, questi microfiltrati non sporcano assolutamente la sigaretta elettronica, potete vedere, spero si noti, che sono assolutamente trasparenti, quindi le coil vi durano a lungo, ma soprattutto sono fedeli al gusto originale del tabacco, e quindi li reputo veramente una trovata geniale. Questi sono prodotti che da oggi in poi nelle mie sigarette elettroniche non possono mancare. Ovviamente il 2B l'ho consigliato, anche se è consigliato per tiro da guancia, l'ho consigliato pure nella Lu 6 Pro come tiro da flavor, mentre per quanto riguarda questi due prodotti qui, assolutamente tiro da guancia. Io li uso nella mia Vecogo che vi mostro adesso.
nella VecoGo, ma vanno benissimo, anzi forse pure meglio, nella Wenax M1, nella Kiwi, nella Rewan di Dawan, eccetera eccetera. Insomma, tiro da guancia che sia il più stretto possibile, perché proprio vi va a sostituire la sigaretta e quindi vi appaga da quel punto di vista. È un consiglio spassionato che vi do, non è una video recensione come vi ho già detto. Vi do appuntamento al prossimo video fra qualche giorno, perché dobbiamo cominciare a parlare di cose un po' più particolari e soprattutto di una grandissima novità per tutti quelli che mi seguono per la Glo Hyper Pro, una novità che ho inventato io, naturalmente non c'entra l'azienda, ma che probabilmente vi farà molto piacere. Vi aspetto, mi raccomando, lasciate un like, condividete se vi va, fate conoscere questi prodotti. Non sono stato pagato per parlarvene, anche perché sono aziende diverse, quindi non vi faccio la colletta. Ve ne parlo perché funziona. Sì, perché funziona. Ciao ragazzi!